attenzione adesso, figli della me, vai, non fare così che il giudice faccia per cazzo. Signor giudice, questo è caricato per i femmini. Madonna, questo è tutto satira. Bello. Siamo tornati dalle vacanze. Non quali vacanze? Nessuna vacanza. Io quest'anno non ho fatto le vacanze per non farmi rompere i coglioni. Mi hanno rotto i coglioni. Siamo in vacanza, impressionante. Andatevi a recuperare il video che ho visto ieri del dissing del buon. Rispondiamo al dissing. Quale dissing? Ma! Ragazzi! Shiva. Vi dobbiamo avvisare di una cosa. Stiamo per lasciare questo studio che vedete alle nostre spalle, ok? Perché? Perché poi vi spiegheremo, faremo un video apposta. Dobbiamo spostarci di studio, come vi abbiamo detto abbiamo iniziato i lavori, ma abbiamo bisogno di un piccolo sostegno, quindi se volete, visto che siamo una comunità e ci serve lo studio, sennò le reaction le facciamo dalla stazione. Ci offrite un caffè, ragazzi, un caffè. Euro 50 centesimi, quello che potete. Lasciamo qua sotto il PayPal per l'offerta che volete voi. Potete fare 50, sì. Un euro, quello che volete. Dobbiamo arrivare a 8K perché devo comprarvi due supercar. Go-kart, neanche il go-kart. No, però piano piano vi faremo vedere i lavori che ci saranno nello, sì, studio. Vi faremo vedere lo studio nuovo. Quindi è una cosa figa che facciamo tutti insieme. I lavori li faremo noi a mano con queste mani qua di lavoratori. E dirò di più: il top donator verrà a trovarci in studio una volta completato. Sì. Quindi il donatore che ha fatto la donazione più alta verrà a fare la prima reaction in studio con noi. Tu dici, ma con tutto quello che guadagni perché non te li paghi te i lavori? Sto pagando più di 20.000 euro di debiti, ok? E giustamente allo Stato gli devi dare i soldi. Va bene, va bene, va bene. E quindi aiutateci. Questo è video di Shiva. Cominciamo Shiva. Subito il like, se non vuoi darmi un euro, vuoi supportare un like. Like e commento. Iscriviti al canale per non perderti questa roba. Andiamo a vedere subito il video. Ma ti sparo la faccia. Bellissima la cosa di Shiva che fa le magliette per i ragazzi che li hanno scritto in carcere. Ha fatto delle magliette con le loro lettere. Ah, figo. E gliela ha mandata a tutti i ragazzi. Beh, il merch più bello del mondo. Non è merch, la regala ai ragazzi che hanno scritto. Ah, grande. È fighissima. Vabbè, figo. Adesso, bella cosa. Non so se è una roba che viene dall'America o che cosa, ma anche il supporto. Io non l'ho mai sentita, è molto bella, molto bella. Vai! Raga, i top donator li mettiamo in foto nello studio. Ci mandate una foto. Madonna, come i santini, sì, vi prego. Sì, cazzo, con le candele. Allora, io ho visto per sbaglio la prima scena e arca madonna. Allora, intanto, se non hai ancora commentato, mettere il like è il momento. Ok. Andiamo, Shiva take 5. Visto un piccione orribile, raga. Non è un piccione, non fa. Vai. Fifi, ma come cazzo guida, c'è dei problemi. Madonna. Ma cos'è, schiacciato? È di carta. Raga, no. È uguale a questo. È uguale al gattino blu! C'è la spugna? Di spugna, sì. Shiva, ma io ti voglio bene ormai, ma. Ma chi te l'ha detto che quella roba era bella? Sembrava adesso un. Gli ha detto, l'ha fatto lui. Allora, un falco. Allora, adesso. Schiacciato dalla macchina. Ti spiego cosa è successo. Lui, quando è stato in carcere. Ha sognato questa. No, ha fatto un corso di 3D artist. Ah. E vabbè. Purtroppo è venuto così, quindi. Vabbè, è alle prime poco, armi. C'è stato poco. Giustamente. Mamma mia, quanto gli hai dato questa roba? No. Macchine sempre sobrie. Take 5. Ha cambiato colore. Bello, eh? Però. Ah, ha preso il campione della mia bella Madonna. Sì. Patato! Ti piace. Uno head. Milano sta bruciando, i miei giga lo fanno, i tuoi sogni in affanno. Un gioco sano che sorridono ogni giorno dell'anno. Non è un semplice brano, questa è la vendetta descritta in un album. Ok, bis bis, sono in zona e non senti i tuoi bis bis. Figa la roba. Fighissima la roba del video. Che lui è ovviamente i domiciliari e sta sopra e tutti quanti gli altri sotto. Comanda sotto. No, più che comanda, secondo me. La regia è molto bella, bravo Ivano. Anche il green screen sui palazzoni è bello. Ah, e questo credo che sia il suo periodo Puff Daddy. Dopo che si dice che fosse il mandante di Tupac, era il suo periodo tutto white. White sì. Period. Sì, mi sa che adesso è un po'. Io adoravo Puff Daddy in quel periodo. Beh, non era male, era non quello era il Puff Daddy di oggi, raga. Sì, ma noi in fondo sappiamo che imiti. Ho revolver coi tratti liscissimi. Lascia un buco più grande di un piercing. Tra le dita con cui mi ti shottano. Genda, tracco su viale che scheggia. La pressione so come si maneggia. La mia squadra vince fra non pareggia. Allora, rap c'è, raga, è da un po' che non vedo Dio. Ho visto il Zabo. Non guardi i miei. C'è il Zabo. C'è il Zabo. Grande. Rosso sangue. Ok, ok. Siamo in street. Ma il tornello non mi piace. Mamma mia. Mamma mia. Take 5, figlio di puttana. Il mio nome è Santana. Ora ho tutto il fumo. L'ultimo che ha sfidato la squadra. Dopo le sue gambe sembravano nulla. No! Ripeto le ciao. Tutti lo sanno, tutti che tu ora mi cazzo. Se fai MMA, io faccio click clack. Fai MMA, io faccio click clack. Vuoi vedere che comunque è disciplina olimpica il tiro al segno? Io volevo dirvelo. Mentre l'MMA no.
buttiamo giù le basi per il dissing che ci sarà poi questo venerdì di Rondo, che è mandante. Ma anche Rondo ha cambiato colore o è rimasto blu? Secondo me lui è rimasto blu. Ok. Bluff. Bluff. Di Nicole, velluto sommorbidi, Milano è rossa, sì Milano è rossa, ma per il sangue versato dai tuoi uomini. Ok, ok. Il ritornello non mi esalta. Però sembra che lo solo di lei. Bella la bandana bianca, mi piace il fatto che abbia. Ma questo sai che cosa mi ricorda? Il video di Korn, Freak on a Leash. Freak on a Leash, sì. Freak on a Leash, che l'avevano preso anche in Fiori del Male. Aspetta, che c'è il... Sì, dicevi? Che l'avevano preso anche in Fiori del Male, Shiva e DPG. C'era proprio la scena uguale al Korn, video di Korn, Freak on a Leash. Vabbè, questa è classica, video backstage, molto figo. Lamborghini. Shiva non c'è. Vedi che non c'è Shiva? Eh no, lui ha fatto il video senza Shiva. Vabbè, hai vinto. Eh sì, vabbè, non può farlo fondamentalmente. Possiamo fare anche i video senza di noi? Ma magari con l'intelligenza artificiale. Allora, due cose sul pezzo. Pezzo molto gangsta. Le rappate, ragazzi, stanno tutte. Il problema è proprio il pezzo gangsta, è che a me dà ancora il cazzo questa cosa. No, allora, ha senso rispetto a quello che è successo. Perlomeno adesso ha senso, non avevano tanto senso prima. Okay. A meno che non c'era già Maretta e si stavano minacciando quei pezzi. C'era Maretta, però. Però possiamo dirlo adesso. È goliardia? Sì, non lo so. Non me ne frega un cazzo. No, signor giudice. Cioè, voglio dire, il pezzo appena uscito di Galera era molto più soft. Forse anche per motivi politici. Questa apre il nuovo disco. Questa è per i fan. Questa apre il nuovo disco. Questa è per i fan, per la credibilità. Sì, però se ce la giochiamo. Allora, l'hai messo il like, finito il coso del tempo delle mele adesso canella. Parliamo un attimo, parliamo di rap su YouTube. Se c'hai più di 13 anni rimani a ascoltare, magari discuti con noi, se no vai su TikTok e ti fai Sì, capisco cosa dici. Capisco anche il fatto che sia l'apertura del disco, quindi devi venderlo il meglio possibile. Poi Take 5 viene da una serie che a lui l'ha portato molto Take in alto. Take 5 sono i suoi style, infatti anche a livello di combo, a livello di slang non era così tecnico, era più pam 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 pam, che è un rap classico. Diretto. Classico mezzo dissato. Diciamo che fondamentalmente a me il ritornello non piace. No. Le rappate e le cavalcate sono fighe in culo e lui è bravo a far, ha sempre detto. Il pezzo è un buon pezzo di presentazione. È un buon pezzo se abbini il video, perché è un prodotto ormai. Secondo il rap, me, il rap, senza il video, questo, rappata. Questo video mi ha distratto dalla rappata. Anche perché non c'erano dei virtuosismi esagerati. No, però, e anche il ritornello non era quelli che piacciono a me. No, ma però la rappata, un video così era fatto bella. Bene, con una regia fatta bene, con i colori nuovi, il rebranding. Siccome il rap adesso è molto business, e soprattutto quello che fa Shiva, ed è un business che sta facendo bene. Beh, cazzo, anche solo Free Shiva, magliette, tutte così, è fighissimo. È un business che sta facendo bene, meglio di altri. E il video può accompagnare solo un video così, no? Sì. Bello il fatto che abbia avuto tutti i ragazzi, il fatto che ci sia Esabo è anche molto interessante. Proprio nel livello di immaginario, comunque la vicinanza anche a un mondo di persone che gli sono state vicino quando era dentro. Molto esempio, figa. Shiva non è contro gli youtuber che parlano di rap. Esatto. Neanche a Esabo ha regalato la telecamera, a noi ci ha regalato un paio di foto del cazzo. Però non è vero! Cazzando, Andre. Io aspetto il disco, sta canzone va bene, io la prendo come un freestylone introduttivo, un po' di hype. Era più una scusa per ritornare sulla scena. Non una scusa, ma era un ritornare sulla scena, fare una bella rappata a G. Il video è fighissimo, signor Ivano del video. Sto 3D, chi vi ha detto che è bello? Io lo so che non è che se lo fanno in America è bello per forza. Non tanto il Duomo di Milano che cadeva, quello era anche accettabile. Era il fagiano nella prima sembrava Birdemic di cosa. Magari era una cheat. Senti, l'unica roba che voglio chiedere, che poi chiederò alla chat, che vorrei chiedere a voi ragazzi che state seguendo il video. Secondo voi Rondo annuncia il dissing nel momento in cui sa che Shiva deve uscire o Shiva caccia fuori la traccia prima che Rondo, cioè? Ma non era finita sta roba. Cioè pari e patta, no, che ha avuto non è che ha dato. Perché anche nel pezzo qua perché ci stiamo dicendo le cose. Sapete, cioè, mi sembra che Rondo ormai. Ecco, parliamo del dissing. Parliamo del dissing, parliamo anche un attimo di Rondo. Ultimamente fa sia Shiva che Rondo stanno facendo robe che riesco a capire meglio. Sì. E che mi piacciono. Anche l'ultima roba di Rondo. Sì. Se avete visto le reaction, non mi è dispiaciuta. Ovvio, noi siamo super partners. Cioè, frega un cazzo. Se ci sono dei reati, pagherà chi deve pagare. Esatto, io penso ai miei, voi pensate. E poi oltretutto abbiamo già parlato anche con un avvocato. Esatto.
dovevo recuperare la live dell'avvocato sulla sentenza di Shiva che abbiamo portato sul canale. Cosa succede? Hanno veramente ancora bisogno di giocare sul dissing, sulle botte, sulle sparatorie? Anche perché poi i ragazzini imitano. Dobbiamo aspettare che ci scappa il morto come in metropolitana con i picchi pocket? Perché tra un po' qualcuno muore anche lì in metro. Se volete parliamo anche di quello. Sì, più che altro che si buttano su cose e poi danno la colpa all'unico che non c'entra un cazzo. Sì, no, ma perché... Senti, rapper, perché la vostra potenza di fuoco non la usate per andare in Parlamento e costringerli a darci a tutti il reddito di cittadinanza? Senti un po', io invece non sono... Cioè, io sono dell'idea che se c'è dietro qualcosa che noi non sappiamo ancora, perché si parla di loro, si parla delle voci che ci avranno loro... Sì, sì. Secondo me, primo che non avrebbe dovuto far abbassare, calmare le acque, non dovrebbe essere Shiva, perché Shiva sta pagando, ha pagato e pagherà. Ma doveva essere dall'altra parte. E qua lo dico super partes, senza prendere i patteggiati. Boh, il dissing non è ancora uscito. Aspetta. Poi vediamo cosa dirà nel dissing. Sì, esatto, capiamo che cosa magari dirà. Magari lo mette sul musicale. Il problema è che se qualcuno avrebbe dovuto fare. Se qualcuno avrebbe dovuto fare il primo passo, nel senso di lasciare perdere, dovrebbe essere Rondo. Shiva è la parte lesa in questo caso. Sì, lesa che poi sia aleso. Ma anche Rondo nei dissing diceva: puoi considerarmi scemo oppure il mandante, te ne approfitti, poi vedi cosa succede. Non so, ci stanno ancora, tra virgolette, non marciando, però stanno continuando a alimentare questa faida. Raga. Mi spiace un botto, raga. Non avete idea di come mi spiace. Perché Rondo lo ritengo valido sotto alcuni aspetti, Shiva lo ritengo valido sotto altri aspetti. La faida ha rovinato già una situazione che era una bella situazione. Un featuring tra di loro sarebbe improbabile e anche abbastanza stucchevole, quindi non lo vorrei mai non sentire. Lo ascolterai mai nella vita? No, perché io vorrei che questa rivalità ci fosse, perché mette Pepe nel rap game. Ma sì, certo. Ma fate la rivalità a chi fa le robe più fighe, neanche a chi vende di più, perché il mercato ha mille aspetti che non ce ne frega, a poco riguarda la musica, ma fate la gara a chi spacca di più. Minchia, dissatevi, cioè basta. Ultima roba, secondo me in questo momento per quanto riguarda la popolarità ne ha molta di più Shiva che Rondo, per quanto riguarda il mercato italiano, poi l'estero non lo so, non lo conosco, fatemi sapere voi nei commenti. In questo momento il dissing lo sta vincendo a mani basse Shiva. Aspettiamo quello di Rondo, però ma ti dico proprio per non per le no aspetta, non sto parlando di musica, sto parlando proprio di condivisione, di approvazione del pubblico. Sì, perché comunque sta roba che lui è andato in galera, sta passando i guai per essersi difeso, che poi la difesa sia stata legittima o meno, ne abbiamo Salvini già discusso. Salvini dice sempre che è legittima, quindi c'è una parte d'Italia che dà ragione a Shiva. Sì, bravo, ne abbiamo già discusso. Non mi sparare. Ma tanto se spugna, io queste acqua.